Buongiorno a tutti voi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, io sono qui sul balcone perché siccome io sono pronta e noi stiamo per uscire, ho detto vabbè, mi metto qua. In realtà il tempo era più bello, adesso si è tutto fatto nuvolo, si è alzato un po' il vento, però poco importa, non fa freddo e domani che è Pasqua, perché oggi è sabato, porta anche una bellissima giornata, 20 gradi, quindi siamo a posto così. Allora, sono in ritardo con il video perché doveva uscire oggi il video, quindi adesso sto facendo un video adesso così anche per che ci tengo a farvi gli auguri di una buona Pasqua, perché niente, purtroppo no, le cose si sa che a volte non tutto va come vogliamo. Quindi sono stata un pochettino presa da altre cose. In più, ieri sera ho avuto Giulietta che non è stata tanto bene, infatti non ha mangiato niente dal pomeriggio, ha saltato la cena, tutto. Stamattina anche è rimesso un pochettino, però non c'è solo che bei discorsi che mi sto facendo, vabbè, cose da mamma, così molto raffreddata, quindi poi niente, passato quell'attimo della tosse, così poi tutto bene. Adesso gli occhietti rossi sono passati invece a Mirko, segno questo di una congiuntivite batterica che speriamo non faccia il giro di tutti noi, vabbè, niente, quando le vacanze sono sempre così, però adesso siamo in attesa di uscire. Perché? Allora vi spiego. Prima di tutto, io stamattina ho finito di fare la pastiera e tutto, e volevo fare anche le cuzzupe, no? Questi dolci tipici delle mie parti, solo che mi sono accorta che non ho più burro, dovrei andare a prendere il burro. Poi noi domani, che è la domenica di Pasqua, come ogni anno portiamo i bambini all'Olympian Park, che è un grandissimo parco che c'è qui, che fanno la festa di Pasqua, dove ci sono giochi, e c'è la radio Arabella, che sarebbe tipo RDS, robe così, quindi ci sono tipo i coniglietti pasquali. Quindi li portiamo lì. Mi ha mandato un messaggio un'amica, mi ha detto che loro ci sono anche, che insomma se ci incontriamo lì, bla bla bla. Quindi non lo so se poi alla fine ci fermiamo anche per mangiare, diciamo che facciamo una sorta di Pasquetta a Pasqua, ecco. Quindi siccome domani è bello, magari rimaniamo poi lì al parco, e quindi volevo prendere qualcosa, tipo un paio di panini così, da portare. E poi altra cosa, volevamo trovare un piccolo, ma piccolo perché lo spazio è quello che è, tavolinetto da mettere. Ecco, è arrivato Mirko. Mirko, fatti vedere, vieni a salutare. Ecco, con i suoi bellissimi occhietti. Come stai? Un pochino bene. Sì, ma un pochino. Però un pochino. E poi è arrivato anche l'altro. E i miei occhi sono diventati bianchi. No, i suoi occhi sono diventati bianchi, i suoi sono diventati rossi. E dicevo, volevamo trovare un tavolinetto piccolino da mettere qui. Quindi siccome dove stiamo andando c'è un negozio che si chiama Poco, perché vende le cose a poco, una volta, adesso nessuno vende più a poco, vediamo se lo troviamo. Quindi hai la gamba, stai, alzati, aia. E quindi questo. Però adesso vi devo far vedere una chicca, una super novità che è successa in questa casa. Tenetevi forte, state ben saldi alla sedia, non vi muovete, fatevi le gane nel caso, perché sennò rischiate di cadere. Sì, ecco, stanno spuntando i piselli. Mangeremo una pasta e piselli? Non credo. Mirko, sei contento? Ecco, tra Mirko si è anche comprato una sua piantina, ha detto che questa è la sua. Ecco qui, intanto stanno germogliando. Qua anche si è alzata la terra degli altri semini. Qui, anche qui c'è, guarda. Sì, sì, tutte e tre. Sì, tutti, ce l'abbiamo di tu. Sì, sì. Quindi, veniamo a noi con la novità che c'è qui. Allora, chi di voi si ricorderà, io l'avevo già detto da più di un anno questa cosa, l'altro giorno mio marito mi ha fatto una sorpresa, perché così noi abbiamo sempre parlato, sì, poi lo prendiamo, poi vediamo, però poi non abbiamo mai concretizzato. Una volta la stavamo per prendere questa cosa,
Però quando siamo andati per ordinarla, niente, non c'era più disponibile. Poi ho detto, vabbè, non è destino. E quindi così era sfumata. Invece l'altro giorno Daniele guardava così sul sito, ha visto questa cosa, subito ha fatto acquista ed è andata a buon fine. Io ho trovato il pacco davanti alla porta. Ora giro perché ho dovuto cambiare qui in cucina per dare spazio a questa cosa gigantesca. Siete pronti? Siete pronti? Ora vi faccio vedere. Guardate un po' qui, ho un nuovo compagno di avventura. Bello, devo trovare un nome per il momento. Per il momento, dicevo, lo chiamiamo in tutti i modi, però devo trovargli un nome ad hoc. Ho dovuto cambiare un pochettino di cose per dare spazio. E niente, anche io ho il mio fake bimbi qui, vabbè, uguale. Sono super contenta perché lo volevo tantissimo. Tra l'altro, ecco, avevo escluso il bimbi per tante ragioni, però ero interessata a questo qui, che è quello lì del Lidl. E quindi adesso ce l'ho anch'io, troppo contenta. Allora, ho visto che in Italia hanno fatto una bellissima offerta, tipo che se tu l'acquisti per ogni mese si riceveva un buono di 40 euro, se non sbaglio, da spendere fino a raggiungere la cifra spesa. Ecco, qui questa cosa non c'è, mi auguro che non la facciano perché se no lo prendo e vi faccio fare un volo dal balcone. Non l'abbiamo preso, vabbè. Era scontato di 100 euro e quindi l'abbiamo pagato 2,99, no? 2,99. Ecco, il marito Ok, mi ha preso il Silver Crest, come si chiama? ragazzi. Monsieur Messie così. Cuisine Connect Smart Ti Trend, ho preso un tutto. messie per Attento, attento. la Un cucina. messia per la cucina. Allora, tu mi dovresti comprare una madame. È una madame, eh sì. E quindi questo l'ho già ovviamente messo in, come si dice, all'opera per la cosa lì, per la pastiera. Io ho fatto fare la crema pasticcera e la pasta frolla. Bene, quindi adesso chiunque di voi mi voglia dare consigli, ricette, cose, scrivetemele qua sotto perché io non ci capisco quasi niente. Cioè, nel senso, sì, ho guardato, però ancora così, no? Quindi scrivetemi suggerimenti, consigli, cose, bla bla bla. E sono contenta. Prossimamente proveremo questo famoso purè, vediamo se il purè con il Monsieur vince il purè dell'asilo, della scuola. Non credo. Sono dovuto Non credo comprare. che ce la Abbiamo faremo. comprato un aiuto per competere Con la scuola, con la signora. con la signora che Con fa la il signora. purè. Quindi niente, abbiamo dovuto. Mi siamo messi un po' per spostare tutto quanto. Ho perso la mia postazione per fare il vlog. Dove mi metto adesso? Non lo so. Poggiati sul Posso. messie. Ah, me che ci state pure più comodi, precisi, non devo mettervi cose dietro. A posto. Quindi niente. Ah, faccio vedere per il momento. Abbiamo spostato. Si sposti, Lo vuoi il messie. caffè? Lo Sì, faccio vedere. abbiamo spostato da qua. Ecco, abbiamo messo, sì, a parte c'è Sì, Dumbo, posso comprare le coperte qua. abbiamo messo Dumbo, abbiamo messo qua sia come si chiama, il forno a microonde, la macchinetta, Sì, non boh, vuole tornetto all'anice. torretta là, no, va bene, normale, normale così. Quindi abbiamo spostato così per dare largo lì dietro e niente, contentissima, super felice. Quindi questa è la grande novità. Ovviamente, aspettate, abbasso, intanto c'è Giulia che si è addormentata sul divano, sono le 5 meno 10, poverina, ve l'ho detto, oggi non è stata tanto bene. Ovviamente per una cosa bella che uno compra, che succede, se ne, un'altra si rompe, perché è così. Ahimè, niente, stavo passando il folletto ha fatto una luce rossa. Luce rossa, no, quella è luce gialla. Com'è la canzone? Vabbè. Fatto una luce rossa, si è spento, quindi boh. Abbiamo provato, ho chiamato subito il mio tecnico qui di fiducia, mio marito. Che succede? Io disperatissima. Abbiamo provato a cambiare il sacco e niente. Ora crediamo che sia il manico perché era un po' lento, era stato fatto con le fascette, così. Non lo so, non lo so. Quindi niente, per un messie che arriva, il mio più grande compagno di avventura si è rotto. Speriamo bene, speriamo di poterlo riparare.
con poco, non lo so. Qui ce n'è, vi devo Chi dire. Ecco. compagno? L'aspirapolvere si è rotta. Ho fatto una luce rossa. Non vi so dire. Appena visto il prezzo di Sì, noi abbiamo visto. Cosa c'è? I gessetti. Non ho potuto cosa per giocare. E ora vediamo i gessetti perché dove andiamo, non so se li possiamo usare. Tra l'altro, che vi stavo dicendo, non mi ricordo. Grazie. Aspettate che se no mi cade. Cincin a voi. Che vi stavo dicendo? Ah, abbiamo visto nel caso questo, il manico del folletto costerebbe 100 euro. Il problema è che sarà il manico? Non lo so, quindi adesso vediamo un pochettino. Vediamo come si mette. Non lo so, non vi so dire. Per il momento andiamo, vediamo per prendere queste cose per domani. Vediamo se troviamo questo tavolinetto, ma così giusto una ventina d'euro, niente di trascendentale. Ok, e peraltro, vi devo dire qualcos'altro. Ah, no, vabbè, stamattina è suonato l'allarme del garage giù, sono arrivati i vigili del fuoco, sono arrivati due camion più una macchina. I vigili del E fuoco, però, sapete? sì, E però sapete? non, in realtà era un falso allarme. Questo allarme l'ha fatto ieri e oggi. Sì, anche ieri, evidentemente c'è qualche guasto, ogni tanto suona questo allarme, E e qui. sapete? E conoscete voi il negozio Sims Toys Superstars? Oggi ci andiamo perché io che ho perso già tre denti. E più è che io ho fatto pure un compito e mio papà e mia mamma mi hanno dato 5 euro in più. Ti Poi puoi andare, ti vai a comprare qualcosa. è mio perché ha fatto il compleanno, ha ricevuto i giochi dai suoi I nonni, soldi i soldi dai nonni, non dai suoi, dai nonni. ho tutti i nonni. E poi andiamo a questo negozio e ci possiamo comprare i giochi. Che bello, yuppie. Quindi niente, dicevo, qui quando suona l'allarme, cose così, arrivano tanti, ecco. E quindi sono arrivate questi due camion, così, però niente, per fortuna non è successo niente, ecco, c'erano i bambini sotto, dobbiamo scappare tutti! Erano super emozionati, c'erano dei bambini giù che giocavano, e ne a mamma ho paura, vabbè. Bene, detto ciò, noi adesso andiamo, vediamo se troviamo questo tavolinetto da prendere questi panini, queste cose così, per domani. E basta, e poi vediamo, non lo so se le faccio le cuzzupe, perché allora le vorrei fare, le vorrei Tutto a fare. terra. Le trovate? Ah, me lo sono dimenticato, sì. Il sacchetto che abbiamo cambiato, perché le vorrei fare, no? Per tradizione, per cosa, però vi dico la verità, cioè, passata Pasquetta, cioè, da martedì qua bisogna un pochettino stringere la cinghia, perché se no qua arriva l'estate, la primavera, non va bene, qua ci sono, cioè, mi sono pesata, c'ho un paio di chili in più, diciamo sono tre, no, due, sono tre, quindi. Questa cosa non va bene, quindi ecco, adesso passate alla pastiera, passate le uova di Pasqua. No, e Passata la quindi pastiera, passate alla pastiera. buona Pasqua. Passate alla pastiera. E quindi questo. Mamma, Adesso svegliamo Giulia e andiamo. Va bene, andiamo, ci vediamo, vediamo, vi faccio fare un giro dentro il negozio poco, che poco non è. Una rosa blu. Una foto? Ah, sì. Ecco, ci è arrivati. Ora siamo passati ai dondoli. Ecco qua. Comunque, niente. Cioè, voglio dire, no? Questo sarebbe poco? Solo questo? Solo questo? Non è poco. Vabbè, comunque. Vediamo, andiamo a vedere.
da un'altra parte e troviamo qualcosina. Dai, andiamo di là. Andiamo all'altro negozio, che già sono le... E quello è troppo grande, non ci è. La metà di quello servirebbe. Sono già le... Non mi ricordo, le 6 e qualcosa. Tra l'altro cambierà l'orario, quindi si dormirà un'ora in meno. E vabbè, tanto già i bambini mi svegliano alle 7, Hai anche se è ragione tu. vacanza. So già come andrà a finire domani. Aiuto. Ci Vieni. siamo tutti? Giulia è Giulia. ultima. Vieni, Giulia. Cosa è successo? Che è successo? Che c'è? Che è successo? Ah, perché è rimasta ultima. Senti, vieni qua, vieni qua. Ti fai vedere che abbiamo tagliato i capelli, che mamma ti ha tagliato i capelli. Vieni qua, vieni. Eccola, guardate, che oggi abbiamo tagliato i capelli, vero? Sono stata brava? Sì? Sono venuti bene? Soddisfatta del servizio? È fatto l'eco. Falsolletico? E senti, fai vedere questa bella bambolina. Si gioca, si chiama quella, come si chiama quella bambina? E Non lo so. come si chiama? Ludovica. Lumbica. E si chiama Kai Babies. Falla vedere, guardate com'è bella. E c'è Tu pure le bambole più belle le c'è scegli tu. E la tela qua. c'è una stella qua, sì. Allora, come te, guarda pure tu hai una stella qua. La vedi, qua ce l'hai. Nella bua, va bene. Allora, noi siamo tornati a casa. Non abbiamo trovato il nostro tavolino, ma va bene, non è che tanto è una cosa urgente. Quando capiterà, se troviamo l'occasione, va bene. E niente, quindi poi siamo entrati lì al supermercato per prendere il burro e l'ho preso. Comunque il burro costa caro, cioè ogni volta che vado non so mai quale prendere perché è 2,90, 3,10, sì, aspetta, 3 euro, 2,60, carissimo il burro. Comunque l'ho preso e poi insieme al burro abbiamo preso un altro paio di cose, sono tutte schifezze, niente di che, però ho preso queste che sono le preferite di Giulia per fare domani queste per fare la colazione. È vero che sono le tue preferite da quando eri piccola, piccola, piccola. Quindi abbiamo preso questi. Poi abbiamo preso i cornettini così. E sono Vabbè. mie E sono mie, sì, e voglio mangiarle tutte. tutte, tutte. E È poi pure c'erano. mia, mio, e mamma e papà. Oh, tutti li possiamo mangiare. Poi c'erano in offerta i cereali della Nestlé a 2,22 euro, qualsiasi. Per Mirko. Mirko la mattina abbiamo preso questi, i Kit Kat e i classici qua, le palline. Anche se Mirko ha scoperto, perché ogni tanto li prendo e gli piacciono, E perché fa male la gola, che io ho bevuto l'acqua e fa male la gola. E poi ha fatto male la gola. la gola, sì. A Mirko piacciono C'ha i ragione. A Mirko piacciono i fitness. La mattina si fa la colazione con i suoi fitness. Va bene. Dai, adesso te ne vai con papà. Sì, fai sentire come canti la canzone di Loredana Bertè. Io sono. Passa di me e voi ughilla ancora. Ho bisogno di chi perdona, io faccio da sola, Brava! Questa è tutta Brava! la playlist di Sanremo, ma tu no! Ok, Ok. non No, Non io cantare. no. Tu no, tu no, tu no. Tu no, fa ridere, se chiama malo per proteggermi, però non c'eri, quando voleva forse qui, ma forse... La vedrete ad amici! Lei andrà ad amici, portatela! Via! Facciamogli vedere un passo doppio. Canta, canta. E quindi questo.
stavo dicendo, i cereali, poi vabbè, questa me la sono presa per me per stasera, ora capirete il perché. La Coca-Cola zero, in realtà volevo la Pepsi, non sono riuscita a trovare la Pepsi perché preferisco la Pepsi, perché ho trovato una cosa che vedevo spesso. Così nei video dicevano che tra le pizze surgelate la più buona l'ho vista, Ital Pizza. Non lo so, è a 2,99 euro se non sbaglio, quindi ne abbiamo prese due, vediamo. Tutti dicono che tra le pizze surgelate è la migliore. Aspettate, apriamo un attimo, vediamo com'è dentro, quindi non so. Ma non so, Aspetto non so, questo, non so. ma proveremo, vediamo com'è. Ero curiosa, appena l'ho vista mi sono ricordato, ho detto Little Pizza, proviamola. E poi niente, lì c'era il negozio, non so cosa stai girando, cosa Niente, mi cerchi. facevo vedere, sono presente. C'era il negozio delle scarpe, siamo entrati un attimino e abbiamo preso così. Un Altrimenti. attimino, sì. 12,99 le pantofoline nuove per l'asilo a Mirko, che le sue ormai erano consumate. E poi ne abbiamo approfittato che erano a 22,99 un paio di scarpe così per la primavera, senza lode né infame, così normalissime. Poi sono belline per Enea, per la scuola, visto che inizia ad arrivare il caldo. E boh, basta così. Ci siamo, quindi niente, io vi saluto, ovviamente vi lascio tanti 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 cari auguri di una buona e di una serena Pasqua a voi e naturalmente a tutta la vostra famiglia. Vi mando un bacio grande grande così e noi ci Buona Pasqua, vediamo ragazzi. al prossimo. Al prossimo video. Un Mi bacio. raccomando, niente agnelli. Auguri. Ciao. Ciao.